Secondo le nuove regole, dal 1 aprile, per andare negli alberghi, ai clienti non servirà più il Super Green Pass né sarà necessario quello base ottenibile con il tampone. Il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio nelle strutture ricettive fino al 31 marzo. Un segnale positivo per questo comparto economico in vista del primo importante appuntamento della stagione turistica, le vacanze di Pasqua. Ecco il parere di Donati dell'Hotel Diana a Ravenna. Da venerdì non c'è più l'obbligo della certificazione per le strutture ricettive. Vi aiuterà in questo momento anche per il discorso della Pasqua e delle prossime ponti? Beh, aiuterà sicuramente perché è una limitazione in meno. Resta che grandi danni in questo periodo non se ne sono avvertiti, perché poi tanto chi si metteva in viaggio sapeva di dover essere dotato del Green Pass. Di fatto crediamo che più gente avrà la possibilità di tornare a viaggiare come faceva prima. È più forse anche una questione psicologica, cioè si torna a un qualcosa che auspicavamo da qualche tempo, da diversi mesi. E quindi speriamo che insomma sia anche di buon auspicio per una buona stagione. Avete già prenotazioni per Pasqua? Per Pasqua le prenotazioni stanno arrivando lentamente, più che altro anche dovute forse alle questioni più internazionali e probabilmente anche alla minor capacità di spesa degli italiani che si sono visti arrivare degli aumenti abbastanza importanti nelle utilities, nella luce e nel gas. È chiaro che ci si muove molto diversamente da prima, dal pre-Covid. Ci si muove più all'ultimo momento. Adesso la prenotazione arriva per questo fine settimana. Probabilmente dalla prossima settimana cominceranno ad arrivare un pochino più numerose le richieste e le prenotazioni per Pasqua.